Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di economia e di finanza. Una cosa è certa, il nostro sistema economico è in crisi. E se fosse giunto il momento di puntare sul serio, sull'economia sociale e sulla finanza solidale, cioè su di un'economia e di una finanza più umane, più orientate al bene comune e ai reali bisogni delle persone, credi che sia possibile? Mag Verone è convinta di sì e già da oltre 30 anni lavora con successo in questa direzione, fornendo supporto alla nascita di imprese sociali operanti ad esempio nell'agricoltura biologica, nella cura dei soggetti deboli, nell'educazione ed animazione, nei servizi al territorio e all'ambiente e nel commercio equo e solidale. Nel corso di questa lunga storia, Mag ha soggiornato in vari luoghi, progettando spesso di acquisire una struttura per creare uno spazio adatto alle proprie attività e allo stesso tempo condiviso. Questa volontà è alla base del progetto della Casa Comune, la nuova sede della MAG di 300 metri quadri in zona stadio a Verona, che comprenderà anche spazi a disposizione dei quartieri limitrofi e di tutte quelle realtà che operano in modo affine nel terzo settore e nell'associazionismo. In concreto, la Casa Comune ospiterà lo sportello di microcredito della finanza solidale, una sala conferenze, servizi all'avvio di imprese sociali, servizi a lavoro cooperativo e associativo, un ufficio studi e formazione, uno spazio per l'ospitalità e l'accoglienza, un centro di documentazione dedicato, un ufficio comunicazione e progetti, la libera università dell'economia sociale e degli scambi, l'incubatore solidale all'autoimpiego e alla creatività sociale. Ma per acquistare e sistemare la Casa Comune, la MAG ha bisogno anche del tuo aiuto. Per questo motivo abbiamo lanciato una campagna di azionariato popolare e ti chiediamo di acquistare un simbolico mattone della futura Casa MAG sottoscrivendo una quota di 500 euro. Non si tratta di beneficenza, ma di un investimento sul futuro del vivace e variegato mondo dell'economia sociale. I mattoni simbolici necessari sono circa 900, ma già più di 250 persone hanno aderito. Tutti insieme il cambiamento verso un'economia più umana e più orientata verso il bene comune è possibile. In tanti ci stanno già credendo. E tu?